Buongiorno, buon primo maggio a tutti. Oggi è una ricorrenza importantissima per la società, importantissima per il presente, importantissima per il futuro. Una società che non ha memoria, una società che non è basata sul lavoro, sulla crescita e sullo sviluppo, una società che non ha nessuna visione di presente e di domani, è una società morta. Ciò che ci ha reso grandi nel passato era proprio la volontà di autodeterminarsi e di andare avanti, di crescere collettivamente, di crescere attraverso il lavoro. Il lavoro è studio, il lavoro è fatica, il lavoro rende nobile l'uomo. Tanto è vero che le memorie sono importanti da preservare ed è quello che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo il dovere di preservare la memoria storica di ogni paese, di ogni luogo della nostra nazione. Il ricordo, la memoria, l'ha fatto anche Ugo Foscolo, che era un illuminista, Ugo Foscolo che era contro la memoria ed era a favore della scienza. Si rese conto che era importante ricordare gli uomini del passato attraverso la sua poesia dei sepolcri. L'ha fatto perché i sepolcri è il luogo, è il modo di far rivivere ciò che di grande è stato fatto nel passato per essere da stimolo per gli uomini del presente. E il governo vuole distruggere questa memoria storica, vuole annientarci, ci vuole rendere tutti liquidi e tutti sparsi per il mondo, appiattire ciò che sono state le nostre conquiste legate nel mondo del lavoro, appiattire i nostri guadagni, renderci tutti quanti livellati in un mondo globale che ci vede schiavi del sistema, senza identità e senza una casa e quindi senza una patria e senza una famiglia. Quindi il primo maggio deve significare tutte queste cose, la ricerca del lavoro, la ricerca della crescita professionale, della crescita dell'individuo e la crescita della famiglia. Non c'è lavoro, non c'è crescita, non c'è famiglia se non c'è uno Stato forte e non ci sono idee se non c'è una memoria. Quindi tutti quanti insieme dobbiamo ritornare ai vecchi valori e ricordatevi che noi abbiamo avuto un grande che ha rappresentato tanto per il mondo del lavoro del Sud, il nostro grande Giuseppe Di Vittorio, uomo di Cerignola, uomo che apparteneva al mondo agricolo, uomo che ha detto la sua nel mondo del lavoro. Buon primo maggio a tutti!